Ciao amici, oggi un video super fantastico. E perché dico super fantastico? Vi ricordate la challenge con mia sorella? Quella striscia, annusa, puzza e tante cose che io ho palesemente perso? Oggi, visto che vi è piaciuta così tanto, ho deciso di fare una piccola vendetta con una bellissima challenge. Devo parlare piano, così lei non mi sente. E cosa voglio fare oggi? Glieli voglio mettere tutti in testa, tutti addosso, così mi vendicherò sulla mia sconfitta. Sarà una challenge divertentissima e ragazzi, si sa che le sorelle maggiori vincono sempre. Quindi facciamo finta di niente e andiamo a chiamarla. Nicole, vieni a registrare il video, forza! Non c'è una volta che riesce a entrare senza cadermi addosso. Ti sta bene? I diti, no le dita, i diti. Ciao Nicole! Ciao. Come stai? Bene tu, grazie. Io benissimo. Come sei bella pulita. Grazie. Perché? Così. Dicevo, che complimento. Un complimento che ti sei fatta la doccia. Che tu sei molto grazie, pulita. Mi sono fatta la doccia stamattina. Ti ricordi il video che abbiamo fatto settimana scorsa, quello dove io ho perso, quello un po' puzzolente? Sì. Ma perché fai sì? Sì. Sei traumatizzata? Allora, oggi ho deciso... No, non c'entrano questi col video. No, non ti preoccupare. Oggi ho deciso di sfidarti in una challenge tra sorelle. Ok? Non risponde. No, in pratica, semplicemente noi ci sfideremo su quanto una conosce l'altra. Ti faccio un esempio. Nicole, che giorno e che mese sono nata? Il 16 giugno. Ok, quindi un punto a te e niente penitenza, okay, diciamo. Questo vale. Fermo. Questa era una prova. Perché c'è un perché? Praticamente diciamo che se non risponderai correttamente alle domande, sicuramente un pelo di gatto. Avrai un accessorio che ti vestirà, o ti laverà, o ti abbellirà comunque. Un accessorio. Potrebbe essere un cerchietto, una maschera, un cappello, una maglietta, un bracciale, un po' di trucco. Ma comunque, cioè, tranquilla, perché se sbaglio avrò anche io questa cosa. Okay. Quindi è una cosa, diciamo, pari. Quindi, io ti do 2 minuti per pensare a un po' di domande su di te. No, tranquilla, se vuoi anche. Io penserò alle mie, perché diciamo che se tu o io non risponderemo correttamente. Avete presente queste fantastiche cose che si trovano in edicola? Quelle belle che si tirano, un po' schifettose, con cui potete giocare, fare le bolle. Ecco, tieni qui, tieni anche qui. E queste le tengo io, perché se non risponderemo correttamente ci faremo lo shampoo, ci ammiglieremo per gli schifi. Se sei una sorella e hai il coraggio, accetti la sfida Skivy Dolls. Nicole, non hai il coraggio di accettare questa sfida? Dai, che se mi conosci bene, diciamo, non te ne arriverà nemmeno una addosso. Prima di tutto io le spacchetterei. Dammi una mano, piccolina. Viola! Scarta. Vedremo bambina Natale. Ho capito. Ci giocavo quando ero piccolina e mi ricordo che le mettevo dappertutto, anche sul muro. Le hanno rifatte, ragazzi, non vi preoccupate, ce le metteremo dappertutto. Ma sono prodotti testati, tranquilli, cioè potete fare qualsiasi cosa, anche mangiarla, non lo so. Però questa veramente, andate tranquilli, non vi faccio fare sciocchezze. Voglio aprirla perché sono davvero curiosa. Questa roba mi deve andare in testa. Testa, le braccia. Vabbè, vedremo, magari non ti andrà da nessuna parte, Ho una caccola! Senti, tipo i bambini con i giochi nuovi. Siamo noi, esatto. Così. No, dai, non puzzano. No, sono profumati. C'hai glitter! Sì. Vuoi questo con i glitter? Sai dove te lo metto? Dopo. No, nemmeno dopo. Beh, vedremo come risponderai. Viola, verde, rosso. Io andiamo qua col giallo. Tranquilla, tanto ti arriverà tutto addosso. Scherzavo. Allora, facciamoli vedere. Oh, che bellissimo. Allora, se tu mi dai quello blu, io ti do quello rosso. Ah, facciamo un pezzo, no. Metà. Si può staccare lo Skifidal insieme? Magari fa un colore strano, vediamo. No. Si può anche unire.
Hai finito di giocare con i bambini dell'asilo? Vabbè, non ci si può divertire. Chi conosce meglio la... Dicevo, siamo pronti per iniziare... Vabbè, la sorella challenge l'abbiamo chiamata. Allora, rullo i tamburi. Perfetto, oserei dire. Visto che sei l'ospite... Sono sempre io l'ospite. Beh, so, è casa mia, vuoi che sono io l'ospite? Va bene, dai, inizia tu, vai. Devo farti una domanda. Devi farmi una domanda su di te. Dimmi tutti i nomi dei miei cavalli. Aspetta, oh! Un attimo. No, dobbiamo prima dire c'è cosa... Tempo. No, non c'è il tempo, dobbiamo... Oh, guardate che bello! Oh mio Dio, è bellissimo! Facciamo che questo qua diventerà l'accessorio, una collana. Quindi, se sbaglio la risposta io, sarà la mia collana, altrimenti sarà la tua. Io consiglio di legare i capelli. Cosa, ho un po' di raffreddore, ragazzi, scusate! Non posso parlare. Dicevi, la domanda era quando sei nata? No, i nomi dei miei cavalli, tutti, dal primo all'ultimo, anche quelli che non ho più. Almeno dimmi come allora. Lei ama i cavalli e nella sua vita ha avuto un po' di cavalli. Allora, intanto però dimmi quanti sono. Sei. Allora, il tuo primo cavallo è stato Heaven Can't Wait. Brava. Poi c'è Polpetta, o Polpetta il cane? Come Polpetta? Polpetta il cane. Oh, scusa. Cuba Libre. Vai. Dell'Ano. Vai. Angelique. 4. Sei sicura che non avevi solo 4? No, quello sì. Marrone, dai, quello di sempre. Quello con la striscia bianca. Dammi un indizio. Una pice. Prosciutto. Ma lo leggo dai, sempre. Il primo lo leggo sempre. Minù. No, Pilato. Come ne manca uno? Forsizia! E prepara il tuo collo bello. No. E in arrivo la prima. No, ma ferma! Aspetta, anche io poi ti aiuto. Vieni qua. Mamma mia. Ma come sei fashion e alla moda. Ragazzi, non trovate che anche voi questo verde brillante le dia quel tocco di... classe. Sei bella, non ti preoccupare. Guarda, ti ho fatto anche il ciondolo, ragazzi. Tocca a me con la domanda. Dimmi a che ora, senza i minuti, sono nata. Scusa, se non sai a che ora sono nata mi offendo. Alle... E ferma. E questo qua sarà una bella bandana per la fronte. Forza, a che ora sono nata? Alle... Mi basta. Mattino, pomeriggio, sera o notte? Al mattino. Sì, al mattino. Vieni qua. Sono dalle 8 di sera. Una principessa. Mamma mia, guarda, sembri Pocahontas. Guarda che bella. Ma che sei. No, Nicole, ti giuro, sembri una principessa guerriera. Fai Aug, Aug. Sei bellissima. Puoi rimontare. Guarda, ce l'hai ancora. 1, 2, 3, 4 e 5. Questo qua spero di perderla io, perché lo voglio. Un accessorio come questa. Io farei adesso una maschera per i capelli. Quindi questa qua diventerà una maschera per i capelli. Prego, Nicole, mi faccia la sua domanda. Pronto. Bellissimo. Devi farmi una domanda. Sto facendo io le bolle. Cosa ho fatto stamattina? Ti sei alzata dal letto e sei andata a scuola. Oh yeah, ti sei fregata da sola. Oh mio Dio. Vieni qui. Mamma mia, una bella maschera per i capelli. Voglio darvi un piccolo consiglio. Voi non fatelo, non mettetevelo in testa, perché farsi lo shampoo dopo non è divertente. Guarda te su questo chignon, che meraviglia. Oh mio Dio, ma Nicole, sembri un po' un alieno spaziale. Avete caso, o te la faccio così? Teletubbies! Sei un Teletubbies! Winky winky, ferma. Tutti vorrebbero essere come te. Guarda, immagino. Con questo qua piccolina, direi che diventa un bello orecchino. La mia domanda è... Elencami almeno 5 sport che ho fatto nella mia vita. Allora, 5. Almeno 5. Ginnastica artistica. Dai! È impossibile 5. Ne avrò fatti almeno 10. Calcio. Sì. Pallavolo. No. Bene, al prossimo ora sei fuori. Ok. Quante cose te ho fatto? Mamma mia, l'orecchino, l'orecchino. Ma se non sai che ho fatto, non ho fatto hockey nella vita. Guarda che bello orecchino. Fantastico. Sembri un alieno extraterrestre super sexy. Sai cosa faccio? Te lo faccio diventare, lo allungo, ti faccio fare il doppio giro. Mamma mia. Non ho mai visto una cosa più bella di te. Puoi ancora recuperare quello blu super fashion. Non vedo l'ora di averlo addosso io.
Ah, prima di tutto dove vogliamo metterlo questo? Nel naso. Questo diventerà tipo una sorta di cosa per abbellire il naso. Il cerotto per non russare. Esatto, il cerotto per non russare. Forza! Dove vado in gara questo weekend? Allora, tu vai precisamente... Cos'è quella faccia? Non è in bagno. Vai in bagno. Ah, non usare quel pene sopra, non funziona, devi andare giù. No, non scendo così. Muoviti! Sta guardando allo specchio. Muoviti! Ti sto aspettando! Oh, ma dov'è che andate in gara questo weekend? Fortuna. Mamma mia, quanto ci metti, Nicole! Ti si sta allungando tutto! Com'era la domanda, scusa, ma... Dove vado in gara questo weekend? Oh, questo weekend? Si è alzata? Non so, è rotta la sedia. Tu questo weekend, non lo sai, ma io ieri sono stata dalla nonna e mi ha detto che vai in gara a Tortona! Oh, sì, grande nonna, si è rotto per il naso! No. Vieni qua che ti sta... Mamma mia, come sei bella! Non ci vedo! Non ti preoccupare, non devi vederci tu, devi avere le orecchie, cioè l'altro orecchio. Comunque, guarda, con questo giallo fluo sono sicura che stavolta ce la farai. La mia domanda, questa volta, è... Prima di farti la domanda, decidiamo che questo è un paramento. La mia domanda è... Quando uscirà questo video qui che stiamo registrando? Non lo saprei mai. Venerdì. L'hai detto prima? No! Vabbè, ma un collare giallo, guarda, ti dirò che... No, no, mettilo con collare. Realmente. Ma sai tipo quando vai dal dentista che ti mettono... Non lo voglio fare quello dal dentista! Dai, sembra... Aia! Sembra come i denti! Io cosa sembro? Guarda come sei bella. Guarda, se vuoi puoi saltare. Ciao! Stai perdendo Nicole. No, da cosa lo deduci che sta perdendo Nicole? Vai, l'ultima domanda. Vabbè, le maschere facciali rendono solo più belle. Sì, infatti. Questo qua è, avevo male di denti e... Il nuovo cosplay di Avatar. Aiutami a fargli una domanda. Stupitemi. Domanda sul calcio. No, che domanda sul calcio? Ma io lo conosco. Come il calcio. Si chiama il portiere dell'Inter? Dai, qual è? No, non posso, non... È dell'Inter. Si chiama... Vabbè, voi non avete detto di... Aspettate che si sta allungando troppo. Voi non avete detto di quando. E quindi io vi dico... Pagliuca! Oh mio Dio, sì, è Pagliuca, sì. Era chiaro che era il portiere di adesso. Il portiere di adesso dell'Inter si chiama... Poi era Pagliuca. 20 anni fa c'era Pagliuca. Ma io c'avevo la maglietta di Pagliuca. Si chiama Belözoğlu Emre. Era dell'Inter, ma non era il portiere. Ed era sempre di tipo 10 anni fa. Zamorano, Zanetti. Tanto qualsiasi nome diciate, io non lo so. Andanovic. Oh, che bello. Ah, così sta un po' zitta. Che bello un collare. Alla fine ho preso anch'io. Ma tu peggio di me, guardate quanto siamo carine. Non ho capito un secondo, perché tu non hai niente addosso? Io aspetto la cena. Ragazzi, dobbiamo andare a fare la cena. Ma che non sono fuffi. Ragazzi, ora dovremmo più o meno cercare di liberarci. Vi mandiamo un bacione grande e vi invitiamo a... Lo vogliamo un like dopo tutta questa roba che siamo fatti, vero? Anche due. No, due non si possono mettere. Vi ricordo che gli Skividal li trovate in edicola. Potete allungarli, schiacciarli, fare le bolle, fare tutto quello che volete. Noi vi mandiamo un bacio. Dalle sorelle Skividal è tutto. E ci vediamo al prossimo video. Saluta la Polaroid. Dobbiamo andare a fare la Polaroid. Ciao amici.